In occasione dei 25 anni della Festa della Musica Europea, iniziativa ideata dal Ministro della Cultura francese, anche la città di Fano si prepara per una sesta edizione da record in programma venerdì 21 giugno. Oltre 30 location, band, DJ, gruppi, duetti e solisti invadranno diverse zone della città della fortuna, a partire dalla zona del Lido e dell'Arzilla, passando poi per la Sassonia, fino a coinvolgere tutto il centro storico con esibizioni di musica live di vari generi che riempiranno rispettivamente vicoli, piazze, giardini e strade. I locali cominceranno a far musica dalle ore 18, quindi ci sono 34 eventi sparsi per la città di Fano. Dalle 18 fino a mezzanotte la festa proseguirà fino alle 22.30, dove ci sarà un evento sempre qui in piazza, un po' a chiusura della giornata, con una band, che una Vasco cover band, una cover di Vasco Rossi. La kermesse partirà con il gruppo bandistico Fiati Marchigiani, diretto dal maestro Mauro Bergami. Inizieremo col taglio del nastro per dare l'ufficialità col sindaco Seiri, quindi l'Inno di Mameli. Poi dopo faremo dei brani tipici per banda, qualche marcetta, qualche brano di musica popolare italiane. Novità di questa edizione, le sagome in musica, che saranno dislocate in tutto il percorso della festa. Abbiamo deciso di fare un omaggio ai grandi musicisti della storia, italiani e stranieri, e sarà possibile fare, che so, due chiacchiere o una foto da poi mettere sui social col proprio beniamino. Occasione dunque importante per Fano, che ancora una volta mette al centro anche per questa edizione la musica. Nella regione Marche è la giornata che vede più eventi di tutte le città che organizzano questa iniziativa, ma mi piace anche il messaggio che si dà, che è una città che vuole essere sempre più aperta.